questa città che si è ingrandita sotto i miei occhi, tutte le cose che sono cambiate, bella Pescara, una città che pulsa, una città che pulsa pure un po', ma pulsa, una città bella, grande, che è cresciuta tantissimo. Pensate che l'aeroporto, quando l'hanno fatto lontano da Pescara affinché gli aerei non dessero fastidio, adesso la città si è ingrandita, praticamente l'aeroporto si trova al centro, si ritrova praticamente, è una cosa che poi molte volte quando andavi all'aeroporto anticamente dice dove è l'aeroporto, porto da magna, c'era alla Ville du Fuoco, capito, era lontanissimo, capito, adesso invece la città si è ingrandita, l'aeroporto rimane lì al centro, questo aeroporto bello, grande, dove arrivano un frego di aerei, mo, ma una volta ce ne stava solo uno, infatti si chiama Air One, uno ce ne sta, da qua partì Air One, e ce ne stava uno solo che partiva alle 7 la mattina, che quando uno parte, voglio dire, alle 7 di mattina, l'aereo decolla alle 7, però per mettere in moto, non era 500 che mette in moto e parti, lo devi accendere un po' prima, e come sapete come è fatto l'aeroporto, no? C'è il piazzale così, la Tiburtina, e di fronte la prima casa di San Buceto, dove ci sta Giovanni di San Buceto, che dorme, si presume, una volta dormiva, ma da quando è arrivato gli aerei a reazione non dorme più, perché ogni mattina, soprattutto l'estate quando le finestre aperte via un po' d'aria, la mattina alle 6 appiccia l'aereo dentro la casa, perché... chi è marito, una moto, chi è? Cioè, ci sta impaurita, a San Buceto non dorme nessuno, stanno tutti esauriti, incontro di San Buceto, buongiorno, affanculo la mamma, così, stanno così, non ce la fanno più, stanno esauriti, capito? E poi adesso non c'è più l'Air One, ce ne stanno tante altre, ci sta la Ryanair, la Ryanair, la Ryanair, sapete che si chiama così? Perché la gente sta arraiata nere proprio, perché ti dicono che vai in Inghilterra, a Londra, a Niluetta, lasci 300 km prima, poi attacca da Lugazzo, ma ci metti più tempo anche lo pullman a Londra, capito? Diciamo se ne va. E loro lo pubblicizzano qua a Pescara, mica vengono a Pescara, dicono qua l'aereo vola da Pescara, arriva a Pescara, ma là lo pubblicizzano come Roma, capito? La gente piglia l'aereo da là, cioè arriva a Roma, arriva a 300 km da Roma, capito? E così, e quindi la gente sta arraiata perché la Ryanair, sono cose, Pescara è una città bella, grande, una città che mi ha dato le Pasqua, i Natali, Santo Stefani, voglio dire, cioè tutte, a Pescara si arriva con tutto, con l'aereo, col treno. Hanno fatto questa stazione, l'ho vista crescere, prima c'era un passaggio a livello, capito? Vi ricordate il passaggio a livello che stava praticamente alla stazione quando chiudeva l'agenzia salutevo, ci avete visto in estate, ciao, perché spezza, sì, perché una volta c'era Berlino Est e Berlino Ovest, eppure inutile, una mamma, Pescara Est e Pescara Ovest divisa al passaggio a livello, quello dopo la stazione quando si chiudeva, la gente si salutava, che non si vedeva più perché durava treno, perché là facevano le manovre, i treni, no? E andavano lunghi, arrivano fino a là, quindi si venivano sempre chiuse, passava il macchinista, c'era la gente cuci sudate, attaccatelo cazzo, con mamma, moto passa, capito? Così, e ti rifregavano pure, che poi voglio dire, noi siamo un popolo anche di pastori, veniamo dalla pastorizia, e so di gente che veniva giù, e lì ci stava la cantina vicino a quello passaggio a livello, no? E una volta si racconta che un signore ha scagnato un passaggio a livello per la staccionata, ci ha attaccato la pecora, e si è da piaga che cosa da bere, ha tornato e l'ha trovata appesa, poi hanno fatto la rostic... Hanno fatto i rosticini prima dello tempo, l'ho aspettato pure che passasse il treno e parca là, perché è rimasto appeso. Quindi sono cose particolari, cose che fanno parte di questa Pescara, una Pescara che è cambiata. Adesso hanno fatto la stazione, ci hanno messo gli specchi, come di specchietole, ce l'abbiamo fatta, è bella, è grande, e i treni arrivano al secondo piano, che è una cosa futuristica, non ci crede nessuno. L'altro giorno c'è una vecchiarella, scusa Giovanni, a dove il treno? Signor sopra. E ci chiamo vola. Sembra fregare i vecchi, state da fangolo, voglio, non ci crede nessuno. È vero o no? È una cosa veramente che non si affronta, Perché la stazione dentro è uguale da tutte le parti, ci sta il binario, la fontanella e la scritta, e quello là dentro è l'annunciatore. Però quando arrivi a Bologna, sai di essere a Bologna perché? Perché la stazione non è una stazione normale, la stazione ha un'anima. Vai. Mo in arrivo sul binario 7, il treno Lecce Milano, Mussozzi cambia per Rovigo, Padova, Venezia. C'è in culo quando sei buono, dimmi un'altra volta, è bellissimo, sai di essere a Bologna. Pescara, stazione bellissima, ding ding dong, la bocca, manco la campanella. Uè, sta arrivando il treno. Scusa maestro, tu lo prendi il treno per Giulianova? Sei disposto alle tasche? Mi dici da arrivare, bocca per... Perché molti attraversano ancora i binari come se fosse una moto, non è che sanno che bisogna scendere e risalire dall'altra parte. Sono queste cose qua. A Pescara tutte le cose nuove, fateci caso, le mettono dietro a quelle vecchie, non lo, io ho questo... Ma perché? Ma tu l'hai fatta la cosa nuova? Mo fammelo vedere, quelle vecchie, relativamente, non è storica, è vecchia, cazzo, è Tlender. Tutte le cose nuove a Pescara dietro a quelle vecchie. La stazione nuova? Arretta a quelle vecchie. L'aeroporto nuovo arreda quelle vecchie. Lo possiamo anche vedere perché la gente non mi crede. L'ospedale nuovo, eccolo qua, arreda quelle vecchie.
Il porturistico diede al mercato tutto frutticolo. L'unica cosa buona che hanno fatto a pescare è il nuovo tribunale a Doha, a Redlu carcere, preciso. Stanno talmente attaccati che secondo me l'hanno collegato con un tubo. L'acqua fanno, capito? Dal tribunale fanno i processi, lei è stato condannato 3 anni di reclusione, dentro un tubo, come uno stronzo. In galera senza passare la via, capito? Sono cose nostre.